Ciao ragazzi, finalmente un nuovo video. Buon anno a tutte, questo è il mio primo video del 2016, quindi ne approfitto per augurarvi un buon anno. Spero che abbiate passato bene le feste. Io sono stata in Italia, per questo non mi avete visto per un po'. Mi sembra di avervelo detto con il mio ultimo video. Quindi ci tenevo a farvi oggi gli auguri. Quando sono stata in Italia ho comprato un bel po' di cose. Sono stata sia alla MAC, che perché mi hanno ricevuto dei regali di Natale, e quindi vi farò. Ho già girato il video di quegli acquisti, quindi li vedrete presto. Ho anche girato il tutorial di questo look, quindi anche questo lo vedrete presto sul canale. Ho anche fatto degli acquisti bio. Sono stata in un negozio a Via Prenestina a Roma, in un negozio che si chiama La Bio Profumeria, la trovate su Facebook, che vende diversi marchi. Vende la So Bio, vende la Neve Makeup, vende la Nabla, vende la Puro Bio, diversi brand. Ho comprato delle cosine, non ho trovato tutto purtroppo, infatti ho anche fatto un ordine sul sito Eccoverde che mi arriverà la prossima settimana o a giorni, insomma, e vi farò sicuramente il video. Nel frattempo vi mostro quello che ho acquistato. Allora, partiamo dagli acquisti a colpo sicuro, che ormai vado e compro tutte le volte. BB Cream della So Bio Ethic. Questa è la colorazione 01, ormai lo sapete, è la mia colorazione, la prendo appunto penso dal 2013, signori, quindi sì, siamo nel 2016, quindi sono 3 anni che compro questo prodotto. Mi piace tantissimo, è un prodotto che sto amando, dura un sacco perché l'ultima l'ho aperta a marzo e ancora non è finita. Ce n'è ancora, eccola qui, questa è quella vecchia, ce n'è ancora un bel po'. Però insomma sento che sta per finire, per cui ho detto vado in Italia, me la ricompro, me l'assicuro, almeno se mi finisce non rimango senza. Ho comprato questa BB Cream la prima volta e l'ho pagata su 10 euro, questa volta invece l'ho pagata ben 14,90 euro, quindi i prezzi stanno aumentando, però insomma è un prodotto che a me piace moltissimo, quindi mi piace, non ho. Mi ci trovo veramente bene, è il mio fondotinta, diciamo, da tutti i giorni che uso ormai regolarmente. Oltre alla BB Cream, però, che appunto già conosco e ho ricomprato, ho voluto provare un nuovo prodotto che è uscito negli ultimi mesi o comunque l'anno scorso. Questo, che non è un fondotinta, ma è un eau de tint, quindi eau è acqua, per cui è una tinta a base acquosa, non so neanche come descriverla perché comunque è nuovo e non avevo mai sentito parlare di una cosa del genere. L'ho voluta provare perché mi incuriosisce moltissimo. Io della So Bio Ethic, della linea appunto per il viso, ho provato tutto tranne la CC Cream. Ho provato il fondotinta che, come vedete, è abbastanza arrivato e l'ho voluto provare nella colorazione più scura, quindi la seconda colorazione, non la prima perché per avere qualcosa di un po' più scuro per quando mi abbronzo, e devo dire che mi è piaciuto molto. Ho provato la BB Cream, scusate, è un po' sporco, dalla texture più leggera, e devo dire che di tutti fino adesso è quello che mi è piaciuto di meno. Comunque l'ho voluta provare, quindi insomma volevo vedere un attimino come fosse. E adesso appunto non mi era rimasto, non ho provato la CC Cream, l'ho provata al negozio quando sono andata, ma mi è sembrata troppo simile a questo che già ho, e quindi ho detto provo quest'altra, che appunto è questo Eau de Tint, sempre della So Bio, e si presenta in questo modo. Il tubetto è di plastica ed è acquoso, non so se si riesce a sentire, è completamente acquoso, è completamente liquido. Ci sono rimasta un po', nel senso che non me l'aspettavo, però ho voluto dargli una chance lo stesso. Fino adesso l'ho utilizzata qualche volta e mi è piaciuta molto. È veramente liquido, nel senso che adesso io non vorrei fare un casino, non so come farvi vedere, però vedete? È proprio acqua. E questo prodotto è particolare, nel senso che io di solito lo applico con la Beauty Blender, stamattina l'ho applicato e si stende davvero molto, molto, molto bene, perché appunto la Beauty Blender gli permette di dargli questo effetto molto molto naturale. Vi ripeto, ce l'ho anche su oggi e mi è piaciuta tantissimo. La sto usando ormai regolarmente. L'unico
Non vi voglio ancora dare la mia opinione completa perché voglio provare ad applicarla anche col pennello. Con le mani è impossibile da applicare, non mi piace affatto. Voglio provare col pennello e poi magari ve ne parlo. Vi volevo chiedere se vi può interessare anzi una recensione di tutte queste quattro a confronto, visto che sono della stessa marca e più o meno sono, hanno lo stesso obiettivo. Vi potrebbe interessare appunto un video dove le metto a confronto e ve ne parlo? Fatemi sapere. Questa l'ho pagata come la BB Cream, sempre 14,90. Poi ho comprato un'altra cosa che prendo da sempre, volevo cambiare, volevo prendere la cipria della Puro Bio nella colorazione più chiara, ma ovviamente era finita, la volevo prendere anche per una mia amica, purtroppo niente. Era sotto Natale e il colore più chiaro è quello più gettonato, specie penso io per una cipria. Quindi ho ricomprato la cipria che avevo anche prima, e infatti eccola qui, la Hollywood della Neve Makeup, questa mega jar che, come vedete, ancora questa è quella vecchia, ancora non mi è finita. Anche qui mi stava finendo e ho deciso di ricomprarla, quindi ho fatto un po' la scorta, diciamo, per il nuovo anno. L'ultimissima cosa che ho comprato invece è una novità assoluta. Volevo un mascara che fosse senza siliconi, senza pegs, senza parabeni, senza tutte queste schifezze dentro. Sapete che io amo il mio manga, che però sta per finire, e ho deciso di provare a buttarmi anche sui mascara naturali. Sapete che io utilizzo prodotti naturali per quanto riguarda il viso, ma non per quanto riguarda gli occhi, almeno non tutti i giorni. E invece ho provato, mi sono detta, proviamo a dare almeno alle ciglia un po' di respiro da questi siliconi e vediamo come mi trovo. E ho voluto prendere un nuovo mascara, che è questo della Nabla. Primo prodotto Nabla in assoluto, si chiama Le Film Noir. Sono sicura che lo conoscete, l'avete già sentito parlare perché io sono arrivata adesso, ma è un prodotto che c'è già da bel po'. È abbastanza grande perché sono 10 ml. Vediamo il manga quant'è? 8,5 ml, quindi più del manga. Lo scovolino è molto simile, nel senso che è fatto a punta, e quindi siccome anche il manga, ve lo faccio vedere, è fatta appunto, ho detto ma magari mi piace. Eccolo qui, sono molto simili. Il manga forse è un pelino più lungo, è un po' più stretto, mentre invece le film noir è leggermente un po' più cicciotto alla fine, ma perché in realtà le setole non sono omogenee tutte intorno, ma sono queste tre, come se fosse una freccia. Sapete, le frecce hanno quelle piume alla fine, in quel modo, ecco, così. Non so esattamente se finirò prima il manga o no. In realtà volevo finirlo in modo da non utilizzare più siliconi, parabeni sulle mie ciglia, ma soltanto il Nabla, appunto, per un po', questo della Nabla per un po', per vedere se effettivamente c'era un beneficio. E quindi adesso vediamo un attimino. Comunque, questo l'ho pagato credo 12,50. Ah, mentre invece la cipria costa 11,20. Mi hanno dato un omaggio che è questo blush della neve, si chiama Venere ed è molto molto carino. L'ho utilizzato l'altro giorno. È un blush luminoso ed è così. Non so se riuscite a vedere. È un color pesca con dei riflessi sul rosa ed è luminoso, non è opaco. Questo per quanto riguarda appunto questa bioprofumeria. Poi sono andata dall'erbolario e ho comprato di nuovo il mio Nutrilabra, quindi burro cacao e quattro burri. Non ho più la scatola, vi metterò una foto. È il terzo che ricompro. Qui a Londra ne ho usati diversi, ho usato anche il burro cacao della Burt's Bees, però vi devo dire la verità, rimane il migliore, è il più morbido di tutti, è veramente nutriente, si sente proprio che all'interno ci sono dei burri. Questo costa 5,20 adesso, è aumentato, e sempre all'erbolario mia madre mi ha regalato questa. È una crema per le mani, ma è rapido assorbimento ed è, ah ecco, mi sto immaginando, mi sto impazzendo per tradurre questa parte, quando invece da quest'altro lato è in italiano. Allora, la profumazione è gelsomino indiano e si chiama crema fondente per le mani, in realtà appunto traducendo dal
dall'inglese è semplicemente crema mani a rapido assorbimento. È carinissima l'idea perché praticamente c'è questa sacchettino in questo modo che si apre e poi dentro c'è questa scatola. È quindi veramente carino perché è un burro praticamente che voi prendete in questo modo, lo applicate sulle mani e lo... E adesso lo applico qui perché nessuno ha altri prodotti e si assorbe molto molto rapidamente. È carino nel senso che è un'idea molto comoda da borsetta. L'odore è davvero molto simpatico, non è per niente forte, è delicato, è come se fosse sì, un gelsomino. È carina da portare in borsetta, però l'idea di mettere le mani dentro questa jar quando sono sporca in giro non mi sconfiggerà proprio. Quindi adesso vediamo, troverò un modo di utilizzarlo senza creare troppi microbi e germi nel tubetto. E niente, questo era per quanto riguarda il libraio. Vi ripeto, non so il prezzo di questo, sono sicura che sul sito lo troverete. Poi sono stata anche al Todis. Al Todis, sapete, c'è questa marca che si chiama Gently, che è una linea bio e ha shampoo, saponi in genere, mi sembra per le mani, bagno schiuma, creme, c'è anche la linea per i bambini. Io ho voluto prendere un po' di cosine, l'unica che della quale vi può interessare, credo, perché ho comprato salviettine intime, sapone intimo, crema intima, un po' di cose per l'igiene intima, avete capito? L'unica che però secondo me vale la pena, insomma, farvi vedere è lo shampoo. È uno shampoo completamente eco-bio, delicato, ai semi di lino e provenienti da agricoltura biologica. Dice per usi lavaggi frequenti, ma credo che più o meno vada bene un po' in generale. Mi piace moltissimo l'odore, aspettate che mi si è rotto già il coperchio in viaggio. Perché praticamente è neutro, non vi lascia nessun odore sui capelli, quindi lo potete usare con qualsiasi balsamo. Infatti non credo che esista il balsamo di questa linea. Ve lo voglio far vedere perché costa 2,50 euro o 49, una cosa del genere, comunque sotto i 3 euro ed è mezzo litro. È fantastico. Non l'ho mai usato perché è nuovo, l'ho appena portato appunto dall'Italia. Ve ne parlerò più avanti. Comunque ve lo volevo segnalare perché è fantastico, cioè una chance gli va data soltanto per il prezzo che ha, per il fatto che sia eco-bio, quindi ve lo volevo segnalare. Ve ne parlerò in futuro. L'ultimissima cosa che ho preso, sempre alla Todis, però non della linea appunto questa qui Gently, ma un'altra. Questo è al 95% bio, quindi al 95% con ingredienti naturali. Ed è fatto. È una crema, è un trattamento rassodante, intensivo, con bioestratto di zenzero e bioestratto di malva e alle bioproteine dello yogurt. Quindi è una crema rassodante, quindi diciamo anticellulite, senza parabeni, senza allergeni, siliconi, eccetera. E questa l'ho pagata sui 5 euro, 4 e qualcosa. L'ho utilizzata soltanto una volta, quindi ancora è presto, non mi so dire. L'odore è molto fresco. Non è affatto pesante o aggressivo e niente, ve la volevo segnalare, magari dopo le feste, ecco, ci vogliamo rassodare un po', tonificare un po' dopo tutte le super mangiate. E niente, questi erano i miei acquisti, scusate se mi sono dilungata come al solito, però ci tenevo a darvi un po' di informazioni. Io vi mando un bacio, ci vediamo nel prossimo video, vi auguro una buona giornata e a presto. Ciao!